Il compositore di Jules Verne, una volta scritta la musica, è andato fino a Londra per farla suonare ad un'orchestra vera. Certo che devi saper scrivere per ogni tipo di strumento, devi conoscere tutte le peculiarità degli strumenti. È un po', il compositore è un po' come lo scrittore. Il fatto che Giulio Verne abbia scritto di tutti quei viaggi non significa che li ha dovuti per forza fare. Il compositore fa più o meno la stessa cosa, cioè il compositore non è che io devo saper suonare il violoncello per forza per scrivere per il violoncello. So che il violoncello ha un determinato numero di corde, ha un certo tipo di possibilità. So che combinato insieme ad altri strumenti dà quel tipo di suono. Cioè, sono queste le cose che uno deve sapere. Sentiamo un esempio di un pezzo orchestrato montato sulla lavorazione delle immagini. Ma quanti strumenti c'erano nell'orchestra? Questa è la partitura, guarda, non c'entra neanche qua dentro per quanti strumenti hanno suonato. Uno, piccolo, che è il più piccolo dei flauti. Tre flauti, tre oboi, tre clarinetti, un clarinetto basso, due fagotti, quattro corni, tre trombe, tre tromboni, un basso tuba, i timpani, ogni tipo di percussione esistente, il glockenspiel, che è uno strumento che fa un suono molto acuto e metallico, pianoforte, arpa e violini, viole, violoncelli e contrabbassi. E molte volte anche il coro. E l'organo di Nemo? L'organo di Nemo, naturalmente.